false assunzioni INPS, perquisizioni alla Direzione Generale. ISES Eboli, lunedì, mobilitazione a Salerno. Battipaglia, controlli in città. Lidi balneari fuori legge, ieri, prima udienza. Blocco costruzione serre, chiesto tavolo tecnico. Ebolitana, ingaggiato, attaccante. Crash Eboli, domani l'esordio. I carabinieri di Nocera Inferiore e del RIS di Roma stanno eseguendo un decreto di perquisizione locale presso la Direzione Generale dell'INPS e notificando un ordine di esibizione di documenti presso le direzioni regionali dell'Istituto emessi dalla Procura della Repubblica di Nocera Inferiore per acquisire riscontri di natura informatica e documentale, impegnati anche i reparti dell'arma territorialmente competenti. I provvedimenti scaturiscono da un'indagine coordinata dal sostituto procuratore Roberto Lenza e condotta dai carabinieri della sezione di polizia giudiziaria della procura nocerina. Si tratta di un nuovo filone investigativo della maxi inchiesta denominata Mastro Lindo, che finora ha portato all'esecuzione di 44 ordinanze di custodia cautelare nei confronti di imprenditori e professionisti, al sequestro preventivo di beni per un valore complessivo di oltre 137 milioni di euro. Dalle indagini è emersa la costituzione di diverse aziende inesistenti ubicate nell'agro nocerino sarnese e operanti nel settore terziario, quali ditte di pulizia, sulle quali esistevano migliaia di falsi rapporti di lavoro al fine di ottenere erogazioni previdenziali e assistenziali dall'INPS. Da 8 mesi attendono lo stipendio, lunedì scenderanno in strada per una mobilitazione generale. La manifestazione di protesta dei 98 dipendenti della clinica ISES di Eboli avverrà a Salerno, in via Nizza, dinanzi alla sede dell'ASL. Accanto ai 98 dipendenti ci saranno i rappresentanti sindacali di CGIL, CISL e UIL. Angelo Di Giacomo, Antonio Desio e Antonio Malangone sperano di incontrare il commissario straordinario dell'ASL di Salerno, Antonio Postiglione. Insieme agli stipendi per i dipendenti dell'ISES, i sindacalisti attendono una svolta sull'accreditamento regionale della clinica privata ebolitana. In un secondo documento, Di Giacomo, Desio e Malangone hanno scritto al presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca: con il trasferimento della clinica ISES dal centro storico a Rione Pescara, CGL e CISL e UIL sono convinti che anche l'accreditamento regionale possa essere recuperato. Ma senza l'accreditamento regionale, la clinica di Via Roma, che da poco ha rinnovato i vertici dirigenziali, non ha alcuna ipotesi di sopravvivenza futura. Da qui la richiesta di intervento da parte di De Luca. A seguito delle continue e numerose lamentele da parte dei cittadini battipagliesi sullo stato di degrado in cui versa Battipaglia, sono partiti questa mattina dei sopralluoghi su tutto il territorio. La decisione è stata presa dalla commissione straordinaria che regge le sorti del comune di Battipaglia. Ad oggi, per un giorno a settimana, verranno controllate le 33 zone di Battipaglia dello spazzamento per verificare il corretto fornitura del servizio alla cittadinanza, sia per quanto riguarda lo spazzamento che per la manutenzione del patrimonio comunale, nonché congiuntamente con la polizia locale, l'ufficio tributi e l'ufficio ambiente, per cercare di dare un servizio sempre migliore alla cittadinanza. Grazie ai nuovi 20 ragazzi che sono andati a rafforzare i dipendenti di Alba, grazie al progetto di Garanzia Giovani, Alba riesce a fornire un servizio migliore anche per quanto riguarda la raccolta delle microdiscariche. La zona interessata da questi controlli, quale sarà? Saranno più zone? Sì, abbiamo iniziato con il centro per verificare effettivamente le cose che ci sono da fare, ma ricordiamo che sono circa 25 km quadrati di aree destinate allo spazzamento, divisi in ben 33 aree, e quindi ci faranno verificate 4-5 aree alla settimana. Sono state riattivate le 16 videocamere già presenti sul territorio, che sono controllate costantemente dalla polizia locale, nonché sono state riattivate 2 o 3 fototrappole che verranno ogni giorno posizionate in punti diversi per riuscire a scovare gli incivili che sversano quotidianamente sulla nostra città senza rispettare le ordinanze.
C'è stata anche una riduzione per quanto riguarda i costi della Tari, giusto? Sì, è stata deliberata una riduzione, la Commissione straordinaria ha deliberato una riduzione del costo della Tari di circa il 7%, nonché anche il servizio di Alba per quanto riguarda lo spazzamento e la manutenzione è diminuito di circa 700.000 euro. Le ipotesi di accusa per cui sono finiti a giudizio è di aver occupato arbitrariamente suolo demaniale marittimo lungo il litorale di Eboli in una zona sottoposta a vincolo paesaggistico e ambientale, nonché dichiarata di notevole interesse pubblico e ricadente nell'interno dell'area perimetrata di interesse comunitario, ovvero la fascia litoranea a destra e a sinistra del fiume Sele. E ieri, davanti al giudice Albarano, si è tenuta la prima udienza del processo che vede imputati 15 balneatori ebolitani. Avrebbero violato le disposizioni del codice della navigazione nell'allestimento dei propri stabilimenti balneari. L'udienza è stata però rinviata al prossimo 28 gennaio per un difetto di notifica ad uno degli imputati. I Democratici per Eboli, con il capogruppo Pasquale Infante e i consiglieri Francesco Rizzo e Antonio Cuomo, chiedono un tavolo tecnico con tutte le istituzioni interessate al fine di ricercare le soluzioni più idonee contro il blocco per la costruzione delle serre. La loro è una vera e propria interrogazione consiliare con risposta scritta e orale rivolta al sindaco di Eboli Massimo Cariello e al presidente del consiglio Fausto Vecchio. I consiglieri scrivono: ci sarebbero danni ingenti per la quarta gamma, inoltre si è a ridosso della riapertura dei bandi PSR 2014-2020, una decisione immotivata e assurda che non consentirebbe alle aziende agricole del nostro territorio di presentare le istanze di finanziamento, bloccando lo sviluppo dell'intera piana del Sele. Per questi motivi chiedono di sapere dall'amministrazione, scrivono al presidente Vecchio e al sindaco Cariello, per conoscere cosa intendano fare e se ritengono opportuno convocare ad Oras un tavolo tecnico per risolvere la questione. Botto di mercato per l'Ebolitana Calcio del presidente Fiorentino Repuccia, ha preso il bomber Marco Bruno, ex Salernitana e Nocerina. Il talentuoso attaccante è un ebolitano doc, classe 96, giovanissimo, ha però incamerato tanta esperienza con squadre blasonate di Serie B. Il mister Salvatore Nastri intanto prepara la delicata gara di domenica contro il Massa Lubrense al Dirceo alle 14.30 e su Bruno ha detto: è certamente un ottimo attaccante, molto duttile, potrei utilizzarlo anche come prima punta. Parte domani il campionato di A2 di hockey su pista, la Cresce Eboli di mister Berniero Gallotta debutta in trasferta con la prima partita fuori casa. In Toscana, sul campo della SPV Viareggio, la rosa di giovani campioni tutti ebolitani metterà alla prova se stessa per conquistare la prima vittoria di campionato. Quest'anno la squadra è composta da atleti tutti sbocciati nel vivaio Cresce, per la maggior parte under 20 e 17. Una grande scommessa del team sportivo e della dirigenza, che ha deciso di puntare sulla qualità dei suoi talenti. A guidare il timone della squadra resta il capitano Vito Gallotta.